Che sta facendo con la maledizione? Nico ha scoperto qualcosa e mi ha chiesto di portarle il quadro. Prometto di starci molto attento. Eva, vai con lui e assicurati che il quadro sia al sicuro. Dovrei rimanere con te, papà. Non preoccuparti per me, la maledizione è più importante. Hai portato il quadro? Certo, a che ti serve? Ho scoperto cosa stava facendo Gennen. Lo stesso Gennen che voleva comprare il quadro da Medowski? No, il Gennen che ha portato qui i fascisti durante la guerra civile. Il Gennen che ha passato mesi qui dentro a cercare qualcosa e che un giorno è sparito, lasciando quel baule pieno di oggetti. Credi sia collegato al Gennen che ha scritto la lettera a Medowski? È probabile che siano imparentati. Forse. Allora, cos'hai scoperto? Qual era il suo piano? Dai un'occhiata qui. È la mappa di Gennen. Stava cercando qualcosa. Cosa esattamente? Credo la tabula veritatis. E secondo te l'ha trovata? Ne dubito. In quel caso la gente avrebbe smesso di dare la cascia al quadro. Allora perché vuoi che te lo porti? Vedi questo scarabocchio nel mare? Ha la stessa forma dei cerchi intorno all'uroboro. Sì. Gennen credeva che lo schema nel quadro avesse qualcosa a che fare con la mappa della Catalogna. Quindi immagino che dovremmo finire il lavoro di Gennen. Scommetto che questi cerchi intorno all'uroboro rappresentano dei luoghi della Catalogna. Sì, ma quali? Forse ci sono altri indizi nel quadro. La mappa doveva essere la chiave. La montagna di Montserrat. Il comune di El Pont de Suert. Non ero sicuro che fosse il posto giusto. La città di Lleida. Gennen aveva cercato le possibili ubicazioni della tabula. Forse fra i suoi effetti personali avrei potuto trovare qualche indizio. Il comune di Mora d'Ebre. Non ero sicuro che fosse il posto giusto. Il villaggio di San Ramon. San Ramon? Ramon mi ha detto che porta il nome di un santo. C'è anche un santo nel quadro. Fammi indovinare. Ha la bocca chiusa con un grosso lucchetto. La montagna di Montserrat. Il posto non mi diceva nulla. Dovevo trovare in fretta Gennen. Questo era uno dei luoghi raffigurati nell'affresco. E questo è il punto di origine del cammino dei Bonhomme, gli uomini buoni, i catari, giusto? Avevamo scoperto due luoghi. Se le scene nel quadro avevano un qualche significato, avremmo dovuto trovarne altri due. Non ero sicuro. Il comune di Terrassa. A quel punto potevo solo tirare a indovinare. Forse il quadro o l'affresco mi avrebbero aiutato. La città di Girona. Il posto non mi diceva nulla. Il comune di Tremp. Gennen aveva cercato le possibili ubicazioni della tabula. Forse fra i suoi effetti personali avrei potuto trovare qualche indizio. La città di Tarragona. Non ero sicuro.
Il comune di Sort. A quel punto potevo solo tirare a... Il comune di Berga. Non ero sicuro. Il comune di Manresa. Genen aveva cercato le possibili ubicazioni della tabula. Forse fra i suoi Non ero sicuro di avere tutte le informazioni necessarie per individuare i luoghi importanti. Non avevo intenzione di prendere i vecchi stivali. Presi la tela cerata dal baule. Sollevai la coperta. Sotto non c'era nulla. Presi il cappello. C'era qualcosa sotto la camicia. Raccolsi il biglietto ripiegato. Era un telegramma. Sotto l'altra camicia non c'era nulla. Rimisi tutto nel baule. Ehi, Nico. Sì, George? Secondo te cosa voleva ricavare Genen da questa mappa? Trovare la tabula Veritatis, immagino.
Alla pare... Eva! Sì? Hai idea di cosa dovremmo cercare? Io che ne so. Siete voi a credere che ci siano dei segreti qui dentro. Questa mappa è poco chiara. Forse Genen l'aveva già decifrata? Nell'affresco c'era uno stemma, strisce e mezze lune sovrastate da una corona. Credo sia catalano, ma non so altro. Era ora di dare un'altra occhiata alla mappa. Quattro indizi, quattro località. Dovevo solo capire quali fossero. Il comune di Tremp. Non ero... Il comune di Sort. A quel punto potevo solo... Il comune di Olot. Non ero... Il comune di Figueres. A quel punto potevo... La città di Lleida. Non ero sicuro. Il comune di Falset. A quel punto potevo solo tirare a indovinare. Non sarebbe servito a nulla. Non avrebbe... Il comune di Terrassa. Non ero sicuro che fosse...